Nella giornata di venerdì 27 ottobre, al Teatro Milanollo di Savigliano è stata celebrata la poesia con un ricco calendario di appuntamenti che ha visto in prima linea l'associazione culturale Cenacolo Clemente Rebora. Di solito uno pensa al poeta come una persona che non fa nulla nella vita, e invece è totalmente il contrario. Se andiamo, la parola poesia, no? Viene da poieo greco, che significa proprio fare. Quindi il poeta fa. Crea, cambia, smuove coscienze. Io poi credo soprattutto nella poesia civile, quella poesia che comunque è in grado di curvare la vita e aprire una finestra su un mondo che prima uno non vedeva. Quindi la poesia è assolutamente necessaria, soprattutto in questo periodo di vuoto, di delirio. Ho fatto grandi incontri nel mio viaggio artistico. Penso a Lucio Dalla, penso a Bastia Rostami, ho avuto il dono di lavorare con molti grandi, grandi poeti, Dario Fo, e in particolare con Alda c'è stato proprio un innamoramento vero e proprio. Ci siamo frequentati per tanti anni, ho realizzato un film che ho portato al Festival di Venezia nel 2009, che si chiamava Una donna sul palcoscenico, e con la presenza tra l'altro di Mariangela Melato, che è la più grande attrice del Novecento. E quindi attraverso Alda mi sono reinnamorato in realtà della poesia. Alda è stata una rivoluzionaria, una donna che ha speso tutto, ha dato tutto per la poesia, fino a rischiare la sua vita stessa. È stata scambiata per pazza, ecco, perché i poeti fanno paura. I poeti fanno paura al potere, ma fanno paura anche alla gente comune, perché i poeti sono senza pelle, sentono tutto, riescono veramente, infilano le braccia nell'aria e riescono a catturare la verità, alcuni immaginando, alcuni invece attraverso un neorealismo di parole, però la cifra dei poeti è questa. Ed Alda è stata una grandissima poeta, a me piace dire poeta come si dice in russo, no? E questa sera in questo bellissimo teatro porteremo le parole di Alda Merini in questo spettacolo Elettroshock. Io racconterò questo scambio di poetico con Alda attraverso aneddoti, poesie inedite e un racconto, e con me ci sarà la musa della musica italiana, che è Antonella Ruggero.